Allora, unboxing di questo microfono wireless. Vediamo un po'. Confezionato anche la scatola, in maniera che hanno imbustato. Freebue Lavalier microfono, made in Cina. Vediamo un po'. Applicazione, telefono mobile. Speaker attivi in trolley, equipaggiamenti tecnologici, mixer, on theater, computer. Opla. Allora, un po' di istruzioni, italiano a pagina 5. Se ci sono problemi di qualità del prodotto entro 30 giorni, se si desidera cambiare un nuovo prodotto, vi preghiamo di contattarci prima in Amazon email o nella nostra email post vendita. Come collegare altoparlante amplificatore, accendere l'amplificatore, accendere il trasmettitore e il ricevitore, inserire il ricevitore nell'adattatore da 3,5, quindi collegare l'adattatore da 3,5 alla presa mic da 3,5 dell'amplificatore. Attenzione, questo prodotto è progettato principalmente per la registrazione vocale. Mi sembra scritto correttamente, insomma, non si capisce, è tradotto bene. Come cambiare la frequenza? Risposta. Attenzione, è necessario preparare l'adattatore originale Apple da 3,5 a fulmine per iPhone. Inoltre, non provare ad acquistare alcun adattatore iPhone non autorizzato o illegale, poiché l'adattatore iPhone non autorizzato o illegale potrebbe non funzionare con il tuo iPhone. E va bene. Questa è un'altra lingua. Quindi il manuale sembra fatto bene. La garanzia, che insomma, è tutto qui nel suo contenitore. Quindi abbiamo i due apparecchietti. Sembrano fatti bene, questo c'ha una clip per poter essere fissato. Qui c'è l'adattatore grande, mono, per il microfono, è dorato, ma chissà se è placcato in oro per una migliore conducibilità. Comunque sono tutti dorati, tranne questo. Anche qui il microfono, questo è un altro microfono con il suo jack mono, invece questo ha un jack stereo. E poi dovrò leggere un po' le istruzioni. Qui abbiamo un USB. Ah, questo è il cavetto per ricaricare. Questo si mette nel caricabatterie. E queste sono le due prese per caricare contemporaneamente i due dispositivi. Ecco qui, ci sono le due porte micro USB. Micro USB. E questo invece è il microfono con filo. Il filo è ricoperto di stoffa, non è in guaina di gomma. Bello, è regolabile, questo si muove, e sembra un bello oggettino. E niente, ora mi istruirò e poi vedremo qualche prova. Questa seconda parte del video la sto registrando utilizzando il sistema wireless. Questo è il trasmettitore che è collegato alla cuffietta. Eccola qui. La cuffietta è corta. Questa parte dovrebbe andare dietro l'orecchio, non può raggiungere l'orecchio in nessun modo. Penso però, anche se ce l'appoggiamo sulle tempie, comunque possiamo regolare il microfono comodamente e usarlo senza problemi. E ovviamente non si vede il ricevitore, che è collegato al telefono direttamente.
Questo è il microfono con l'attacco dorato, eccolo qui. Questa è la sua spugnetta per proteggerlo dai rumori, che si può inserire direttamente anche lui, o in alternativa possiamo inserire quest'altro che ha questo fermaglio, anche lui è mono, mentre invece questo è stereo. Però a questo punto non so il dispositivo come reagisca realmente. Questi sono i pulsanti per aumentare o diminuire il guadagno del suono. Ho fatto delle prove nel cellulare aumentando, credo che siano 3 o 4 livelli, non di più. Questi invece sono degli adattatori per il ricevitore, quello che sta attaccato al telefono. In particolare questo è quello grande per i mixer, diciamo. Quindi si inserisce questo, poi si inserisce quest'altro dentro e si collega il ricevitore qui. Oppure, questo è pensato almeno da istruzioni per le fotocamere e poi si inserisce il ricevitore. Altrimenti, come nel caso del telefonino, si può inserire direttamente dentro il telefono come lo tengo in questo momento. E funziona. La qualità dell'audio, l'omino la giudicherà con questo video, sapendo che la prima parte, io comunque sono alle spalle, quindi sono molto vicino al microfono quando parlo nella prima parte. Non sono distante, perché è proprio davanti alla mia faccia il telefono, e in questo caso sto indossando le cuffiette e tengo il microfono appena di lato alla bocca. Ognuno poi si farà la sua idea della qualità dell'audio.